Amici della rete, un saluto da Maria Ciarlitto e benvenuti ad una nuova puntata di Te lo do io il Presidente. Salutiamo il nostro ospite, il candidato al Consiglio regionale del Molise per il PDL, Paolo Mariano, benvenuto. Buonasera a tutti. Un giovane alla sfida delle regionali, perché ha accettato la candidatura? Perché il PDL? Ha accettato la mia candidatura soprattutto per il mio territorio. È una scelta territoriale, visto che è da anni che il mio circondario è stato, diciamo, lasciato senza candidati, quindi ho voluto puntare soprattutto la mia politica sul territorio, fare una scelta politica nel PDL, perché il PDL è il partito che mi rappresenta. Da sempre sono tesserato PDL e come scritto sulla nostra carta dei valori, dobbiamo fare una politica a servizio dei cittadini, non devono essere più i cittadini a servizio della politica. Per me questo è un principio fondamentale che io vorrò da oggi in poi mettere in pratica. Iorio per lei rappresenta un modello politico? Iorio è in questo momento l'unica figura politica che è in grado di governare per 5 anni. Il presidente Iorio le ultime elezioni, diciamo, è stato mandato a casa per vie giudiziarie, quindi non per scelta dei cittadini, quindi è giusto che adesso si ricandidi e noi correremo insieme a lui per vincere di nuovo queste elezioni. Ma c'è qualcosa che cambierebbe comunque delle politiche fin qui fatte dal governatore o ex governatore? Una cosa che per me è essenziale, come ho detto prima, mettersi al servizio dei cittadini, quindi scendere dai palazzi delle istituzioni e mettersi a contatto con i cittadini e cercare sempre più di avere questo approccio per il cittadino. Parliamo invece di Frattura e Romano. Se continuano così, potrebbero fare la fine dei capponi di Manzoni alla memoria? Una cosa che a noi del centrodestra non ci riguarda, perché noi vogliamo vincere le elezioni sicuramente basandoci sul nostro programma elettorale e non pensando a quello che Frattura e Romano stanno facendo. Qual è invece il suo rapporto con la De Camillis? Beh, con l'onorevole Sabrina De Camillis il rapporto è nato, un'amicizia è nata alla vigilia delle elezioni comunali del mio paese, a San Felice del Molise, e a lei mi sono presentato come tesserato PDL, come giovane che credeva nei valori del PDL e come un giovane che vuole cambiare la politica. Cambiare non è come fece Renzi con le primarie, facendo fuori i tenori della politica e mettere volti nuovi, ma con l'esperienza, come appunto stiamo facendo adesso con il presidente Iorio, con l'esperienza, aggiungere all'esperienza forze nuove, forze fresche, per far sì che la politica si ringiovanisca. In caso di elezione invece, quali le sue 3 priorità? Le mie 3 priorità sono il turismo, perché è l'unico volano, il volano principale per la regione Molise, affinché l'economia regionale cresca, e oltre al turismo anche stanziare delle piccole e medie imprese in tutto il territorio regionale, perché solo così si riesce a combattere, quindi terzo punto, a combattere l'immigrazione delle famiglie giovani dei piccoli comuni all'interno delle grandi città, come sta avvenendo per le grandi città non solo molisane ma anche del vicino Abruzzo. Ed infine un appello al voto. Votarmi, perché sono un giovane con le idee chiare, con dei principi che voglio rispettare da adesso in tutta la mia carriera politica, se i cittadini me ne daranno occasione. Io mi metto a servizio dei cittadini e cercherò comunque, anche se non sarò eletto, di far sì che chi verrà eletto rispetterà gli impegni presi in questa campagna elettorale. Ringraziamo il nostro ospite, il candidato al Consiglio regionale del Molise per il PDL, Paolo Mariano, per essere stato qui con noi. Arrivederci alla prossima puntata di Te lo do io il Presidente. Arrivederci. Sì.